io sono l'ammiraglio di squadra Rinaldo Veri, il mio incarico è comandante marittimo della NATO per il fianco sud dell'Alleanza. Ho qui con me il contrammiraglio Foggo, un mio collaboratore, che è il comandante dei sommergibili della NATO, anche lui di base come me a Napoli. Sono molto contento di essere qui presente per dare il tocco di avvio alla esercitazione Proud Manta. Che cos'è il Proud Manta? Molti di voi lo conoscete già, è una serie di esercitazioni che da molti anni si sviluppa al largo delle acque della Sicilia. È nata prettamente come esercitazione sommergibile, antisommergibile, ma nel corso degli anni si è evoluta e quest'anno, con la partecipazione molto vasta di aerei di pattugliamento marittimi, elicotteri, unità di superficie e sommergibili, si giocherà un'esercitazione molto complessa, ovviamente a livelli di difficoltà sempre crescente. E quindi, oltre alla forma di lotta antisommergibile, ci si eserciterà anche nella lotta antisuperficie, nella lotta antiaerea e in questo incarico molto importante per noi, quello della sorveglianza e sicurezza marittima. Anche quest'anno gli equipaggi opereranno insieme per elevare il loro addestramento, ma anche per testare la capacità delle forze marittime NATO di lavorare insieme, quindi quello di incrementare la interoperabilità. Realmente si controlla tutto ciò che avviene nel sommergibile. Praticamente, come dicevo, l'equipaggio è di circa 30 persone, che è diviso in due squadre, che si alternano ogni 6 ore in questa sala di comando. La squadra è composta da varie categorie di sottufficiali, motoristi, elettricisti, tecnici elettronici, operatori sonar, radaristi, eccetera. Quindi controllano la navigazione e la gestione di tutti i dati che vengono dall'esterno tramite i vari sensori. Uno dei principali è il periscopio, che vedete qui. I periscopi sono due: il periscopio di attacco e il periscopio di esplorazione. Poi c'è il sonar, che è un altro sensore fondamentale, perché è l'unico che riesce a darci delle informazioni sotto la superficie del mare. E poi ci sono queste console, che servono a fondere insieme tutti i dati dei vari sensori per avere la situazione complessiva di quello che c'è intorno, e poi eventualmente anche all'uso delle armi, da cui si possono lanciare e guidare i sicuri fino al bersaglio. Quella è la parte di controllo della navigazione vera e propria. Quanta profondità può andare questo? Oltre 200 metri. Qui c'è la cartografia sia elettronica che tradizionale. Ah, e lì è la console del timoniere, in fondo, nell'angolo, dove ci sono quei due joystick. Il timoniere, con quei due joystick, controlla la rotta e la quota del sottofondo.